la registrazione la chiedo io dopo. E niente, ci aggiorniamo e buon seminario a tutti. Ok, grazie Pier Giorgio, grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio il coordinamento INGV, in particolare Pier Giorgio, per avermi invitato a tenere questo seminario per presentare i risultati di uno studio che abbiamo effettuato in centro Italia, nelle zone interessate dai catastrofici eventi del 2009 e del 2016. Per lo studio di queste aree sono state, diciamo, effettuate delle misure gravimetriche assolute e misure di deformazione del suolo in collaborazione con Federica Riguzzi, con Giovanna Berrino e con i colleghi Alfia Mantia, Giuseppe Ricciardi e Angelo Masucci. Allora, prima, diciamo, di entrare, diciamo, nell'ambito di quelli che sono i risultati che abbiamo ottenuto in Centro Italia, desidero fare un'ampia panoramica su quello che è il metodo gravimetrico, diciamo, su quali sono i diversi modi di applicazione e quali sono anche gli strumenti che vengono normalmente utilizzati per fare questo tipo di misure. Ovviamente senza scendere nel dettaglio della teoria che sta a monte del metodo gravimetrico, dico solo che G è un'accelerazione come tale nel sistema internazionale, si misura in metro al secondo al quadrato. In onore a Galileo Galilei che fece le prime misure di accelerazione di gravità facendo cadere dei corpi dalla Torre di Pisa, diciamo che in geodesia e in geofisica si utilizza come unità di misura il gal. Qui in basso vedete tutti i fattori di conversione per passare da metri al secondo quadro a galle e ai sottomultipli dei galle che sono, diciamo, il milligal e il microgal. Quindi da qui in avanti, quando facciamo riferimento alle misure, diciamo, alle variazioni del campo gravitazionale, l'unità di misura che utilizziamo è il milligal o il microgal. Allora, il campo di gravità terrestre cambia, diciamo, subisce delle variazioni sia nello spazio ma anche nel tempo. Adesso vediamo quali sono i principali fattori che generano le variazioni di G nello spazio. Allora, prima di tutto è la variazione con la latitudine. Succede che se noi facciamo delle misure di gravità all'equatore, queste misure sono, diciamo, più piccole rispetto a quello che invece misuriamo al polo. Questo sostanzialmente per due fattori. Il primo tra tutti è per l'effetto della forza centrifuga, che è una forza che si oppone all'attrazione newtoniana, che è massima all'equatore e minima man mano che ci spostiamo ai poli. Diciamo, il secondo contributo che genera la variazione di G nello spazio è lo schiacciamento della Terra. Quindi, essendo la Terra schiacciata ai poli, noi in pratica ci troviamo più vicini a quello che è, diciamo, il centro di massa della Terra. Quindi se effettuiamo delle misure ai poli sud e nord, abbiamo dei valori più alti, proprio perché, diciamo, il nostro punto di osservazione è più vicino al centro di massa della Terra. Qui in rosso ho indicato più o meno una stima di quelle che sono le differenze di gravità tra equatore e pole, circa 5.000 millical. Un altro effetto, diciamo, un altro fattore che influenza la variazione di G con, diciamo, nello spazio, è la variazione di altezza, rispetto a una superficie di riferimento. Solitamente questo valore vale, il valore teorico mediato su tutto, diciamo, su questa superficie di riferimento è circa 0,308 milligal al metro su metro o 308 microgal su metro. Un altro parametro che genera le variazioni di G nello spazio è la variazione di composizione della Terra, quindi la non omogeneità dei corpi che si trovano nel sottosuolo, che poi sostanzialmente è quello che spesso si va a ricercare quando si applicano queste, diciamo, quando si applica il metodo gravimetrico di tipo prospezionale. Allora, queste invece sono le variazioni di G nel tempo, quindi oltre alle variazioni nello spazio, G subisce delle variazioni nel tempo dovute principalmente alla presenza dei corpi del sistema solare, quindi all'attrazione, in particolare all'attrazione esercitata dal Sole e dalla Luna. Questo effetto, che prende il nome di marea gravimetrica, ha un'ampiezza, diciamo,
un'ampiezza sul segnale che registro sulla superficie terrestre dell'ordine delle 100 microcal o poco più. 600 microcal che hanno poi un periodo principalmente concentrato sulle 12 e 24 ore. Poi ci sono altri effetti che causano le variazioni di G nel tempo, magari con un'ampiezza diciamo inferiore rispetto a quella delle maree gravimetriche, che sono per esempio il carico oceanico, che influisce di una decina di microcal. E poi ci sono altri fenomeni legati per esempio alle variazioni periodiche o istantanee dell'asse di rotazione terrestre, che sono fenomeni noti con i termini di nutazione e polar motion. Un altro effetto che mi causa le variazioni di G nel tempo è la variazione della pressione atmosferica. Adesso, senza scendere nel dettaglio di come questa variazione, diciamo la variazione di massa d'aria può influenzare le variazioni di G in superficie, diciamo solamente che l'effetto di queste variazioni di pressione è circa 0,3 microcal per ettopascale. Infine poi, quello che ho evidenziato in giallo, che sono diciamo solitamente i fenomeni interessati a cui la geofisica è interessata, sono i fenomeni geodinamici o tettonici in generale, e a questi appartengono diciamo, i movimenti, diciamo, i fenomeni vulcanici, i fenomeni dei terremoti, comunque tutto ciò che provoca una variazione di massa nel sottosuolo. E l'effetto di questi fenomeni diciamo, varia da qualche microcal fino a qualche centinaio di microcal. Allora, questa slide mostra sostanzialmente quelli che sono i campi di applicazione della gravimetria, quindi si va dalla fisica fondamentale alla metrologia, poi si passa alla geodesia in generale, alla geofisica, all'esplorazione del sottosuolo, per esempio per ricerche di idrocarburi, fino alla navigazione. Diciamo, questi sono tutti i campi dove il metodo gravimetrico può trovare un riscontro, può essere applicato. Allora, in questa slide facciamo una distinzione fondamentale di quello che è, diciamo, l'applicazione del metodo gravimetrico. Allora, il metodo gravimetrico si distingue fondamentalmente in due, diciamo, categorie. Il metodo gravimetrico, dove quello che si va a ricercare è la variazione del campo gravitazionale nel tempo, quindi si parla di gravimetria variazionale o gravimetria dinamica. In questo caso, facendo delle misure ripetute nel tempo, negli stessi siti, cercando più o meno le stesse condizioni, oppure facendo delle misure in continuo in un punto, si costruiscono dei modelli 4D dove appunto la quarta dimensione è il tempo. Quindi questa è la cosiddetta gravimetria variazionale, cioè il campo gravitazionale che varia nel tempo per tutta una serie di fattori che andremo a studiare più avanti. Quindi questa, diciamo, questo tipo di metodo si differenzia invece da quello che è la gravimetria cosiddetta statica o gravimetria, diciamo, da prospezione. La gravimetria da prospezione in pratica si fa un survey, si fa una misura e serve sostanzialmente per misura per andare a studiare la distribuzione delle masse statiche nel sottosuolo. In questo caso viene fuori un modello 3D che ci permette appunto di studiare le strutture geologiche, i corpi geologici che ci sono nel sottosuolo. Allora, fatta questa distinzione, diciamo che da qui in avanti, nel corso di questo seminario, noi parleremo solo della gravimetria variabile nel tempo, cioè non ci occupiamo della gravimetria statica, che meriterebbe un seminario a parte, comunque non è, diciamo, l'oggetto di questo seminario. Allora, parlando di gravimetria variabile nel tempo, possiamo osservare questa figura che ci fa vedere quali sono i vari tipi che possiamo studiare attraverso misure di gravimetriche in superficie. Quindi nell'asse delle ascisse vedete i tempi di accadimento di alcuni fenomeni, nell'asse delle ordinate invece vediamo le ampiezze di questi fenomeni. Quindi attraverso uno studio delle variazioni nel tempo del campo gravitazionale, noi possiamo studiare fenomeni che hanno un periodo, diciamo, di evoluzione che va da qualche secondo fino a periodi, diciamo, secolari di diversi anni, e con ampiezze che sono dell'ordine di qualche microcal fino a centinaia di microcal. In particolare, in questa slide ho messo in rosso quelli che sono i fenomeni pre e post sismici, che sono poi quello che noi abbiamo cercato di studiare in Centro Italia facendo appunto misure gravimetriche e di deformazione del suolo. Quindi, come vedete, sono fenomeni che hanno ampiezze dell'ordine di qualche centinaio di microcal
e che si verificano in un intervallo temporale dell'ordine di qualche anno. Quindi le variazioni che noi andiamo a osservare, diciamo, le variazioni gravimetriche che osserviamo in superficie, variano nello spazio, variano nel tempo e variano anche in termini di ampiezza. Nello spazio, diciamo che queste variazioni possono avere lunghezze d'onda da alcune decine di metri fino a decine di chilometri, quindi possono essere a scala locale, a scala regionale o addirittura a scala globale. Nel tempo, come vediamo anche in questa figura a sinistra, diciamo, questi fenomeni hanno periodi di evoluzione che va da qualche minuto fino appunto a tempi secolari, e poi le ampiezze che sono di qualche microcal fino a diverse centinaia di microcal. Chiaramente l'ampiezza e la lunghezza d'onda di queste anomalie dipende dalla massa e dalla profondità della sorgente, mentre il periodo di queste variazioni dipende dal tempo di evoluzione che sta, diciamo, nella sorgente che genera queste variazioni in superficie. Allora, adesso vediamo come queste variazioni di gravità possono essere misurate. Quindi queste variazioni nello spazio e nel tempo che si verificano in superficie possono essere misurate sostanzialmente con due tipi di strumenti, che sono i gravimetri relativi e i gravimetri assoluti. Quindi esistono queste due grandi famiglie. E in questa slide in particolare vediamo la famiglia dei gravimetri relativi. In alto vediamo i gravimetri basati su un principio massa-molla. Con i gravimetri relativi, chiaramente io quello che posso fare è misurare la differenza di gravità tra due siti, oppure misurare le variazioni di gravità nel tempo quando questi strumenti vengono messi in registrazione. Appartengono alla famiglia dei gravimetri relativi anche i gravimetri a superconduttore prodotti dalla CWR. Questi gravimetri, diciamo, sono gravimetri che sfruttano lo stato superconduttivo grazie all'elio che mantiene una temperatura intorno ai 4 Kelvin, che significa meno 250 gradi sotto zero, e che hanno, diciamo, per loro caratteristica, diciamo, delle performance superiori rispetto ai tradizionali gravimetri a molla. Nell'ambito poi di questa famiglia di gravimetri relativi ci sono quelli, come per esempio il Gfon in alto a sinistra e il superconduttore in basso, che nascono, diciamo, vengono realizzati per misure in continuo, e altri strumenti, come per esempio quello arancione o quello a destra, che sono strumenti invece per applicazioni, per misure lungo una rete, quindi per misure, diciamo, periodiche lungo una rete di punti. Questa slide invece fa vedere la famiglia dei gravimetri assoluti. Quindi questi gravimetri che sto mostrando in questa slide sono quelli attualmente in commercio, perché poi ci sono diversi prototipi realizzati da diversi istituti di ricerca o università. In particolare a sinistra vediamo i gravimetri sviluppati dalla Microg Lacoste, quindi in nero vediamo l'FG5, quello giallo invece un A10. Questi strumenti sfruttano, diciamo, il principio della caduta di un grave all'interno di un va di, diciamo, di una camera di lancio dove costantemente è tenuto il vuoto, e la caratteristica fondamentale di questi strumenti è che l'FG5 nasce per applicazioni da laboratorio, quindi ha performance più spinte, mentre la 10, pur avendo performance un attimino, diciamo, inferiore rispetto all'FG5, però è uno strumento che vedete anche dal design, nasce per applicazioni outdoor, quindi può essere facilmente trasportato in campagna e fare misure anche all'esterno. A destra invece vedete, diciamo, uno strumento di nuova generazione, che è uno strumento che sfrutta il principio della caduta di atomi di rubidio all'interno di una camera dove anche qui viene mantenuto costantemente il vuoto. In particolare questo strumento viene realizzato da una ditta francese che fino a qualche mese fa si chiamava Muvance, adesso si chiama XBlue. Quindi questi strumenti assoluti permettono di misurare il reale valore di G in un punto, il famoso 9,8 metri al secondo quadro microcal. Allora, in questa slide faccio vedere come, grazie allo sviluppo tecnologico negli ultimi anni, sia migliorata la precisione di questi strumenti, ma non solo questo, faccio vedere anche come, in base al tipo di applicazione che viene fatta, quindi partendo per esempio da misure da satellite fino ad arrivare a misure stazionarie in un punto dove vengono fatte acquisizioni in continuo, vedete come la precisione aumenta di diversi ordini di grandezza. Quindi
Viste queste due famiglie di gravimetri, diciamo, relativi a superconduttori, relativi a molla e assoluti, assoluti balistici, assoluti atomici, vediamo adesso quali sono i vantaggi di questi strumenti. Quindi, per esempio, il superconduttore è uno strumento che fornisce un dato di alta qualità rispetto ai gravimetri a molla, è molto preciso, ha una deriva molto bassa, non è affetto da parametri ambientali, quali per esempio temperatura e umidità. Quindi permette di risolvere, di osservare anche variazioni in superficie che sono addirittura inferiori al microgal. Infatti si comincia a parlare di nanogal in certe condizioni, diciamo, di misure, su un periodo, su un intervallo temporale che va da qualche minuto fino a diversi anni. I gravimetri assoluti, quelli balistici, quelli tradizionali, permettono di osservare variazioni in superficie dell'ordine del microgal, cosa che non è possibile se si utilizzano solamente i gravimetri relativi. Ma non, i gravimetri relativi avrebbero, come dire, la risoluzione del microgal, ma la misura in sé contiene all'interno tutta una serie di fattori che non mi permettono di, diciamo, l'errore di misura associato alla misura sarebbe più alto, per cui non sono in grado di risolvere appunto la variazione del microgal. Quindi molto spesso gli assoluti si utilizzano in tandem con i relativi, una sorta di gravimetria ibrida, e questo mi permette di migliorare in generale la qualità della mia indagine. I gravimetri assoluti sono molto importanti anche nelle zone dove non ho certezza che la mia stazione di riferimento sia stabile nel tempo. Questo può capitare, per esempio, su un vulcano, su una struttura attiva come per esempio un vulcano, oppure in una piccola isola. Per quanto riguarda invece i vantaggi del gravimetro atomico, i vantaggi sono sostanzialmente legati al fatto che questo strumento raggiunge le stesse performance dei gravimetri più tradizionali, ma in un tempo minore, perché si ha appunto una fontana continua di atomi, quindi si ha un numero più elevato di misure in un tempo molto ristretto. E questi strumenti inoltre possono essere utilizzati per acquisizione in continuo anche per lunghi intervalli temporali. Scusate un attimo. Parlando sempre di sviluppo tecnologico, quindi di evoluzione di strumentazione nel tempo, grazie a un progetto denominato Newton G, di cui l'INGV è capofila, negli ultimi anni, grazie al partenariato con delle società, dove da una parte c'è appunto la Muckmans che ha sviluppato il gravimetro atomico, dall'altra abbiamo l'Università di Glasgow che ha implementato e sviluppato questi gravimetri MEMS, diciamo, stiamo portando avanti questo progetto tipo tecnologico che permetterà di testare, in questo caso sull'Etna, entro la fine del progetto, questa rete di strumentazione dove da una parte abbiamo lo strumento quantico, diciamo, che mi fa da riferimento assoluto, riferimento stabile, e a questo riferimento stabile sono ancorati un certo numero di gravimetri MEMS a basso costo, di facile, diciamo, utilizzo. E quindi io sarò in grado di avere una rete con un elevato numero di sensori distribuiti sul territorio, quindi si avrà a quel punto diciamo, un dispositivo in grado di fornire informazioni con un'alta risoluzione temporale, perché misura in continuo, e con un'alta risoluzione spaziale data dall'elevato numero di sensori. Qui mostro una tabella dove praticamente faccio vedere lo stato dell'arte di quelli che sono i gravimetri attualmente in commercio. Quindi da una parte abbiamo la ditta, a sinistra abbiamo la ditta che li costruisce, i modelli, il tipo, se sono basati su principio massa molla o superconduttori piuttosto che atomici, il tipo di misure che possono effettuare, relativo assoluta. E poi altre caratteristiche, la risoluzione, la precisione, la deriva, il peso, i consumi. E infine a destra, in rosso, ho riportato i costi. Quindi, come vedete, i costi variano e non sono aggiornatissimi. I costi variano da circa 100.000 euro a circa 500.000 euro. Attenzione, vorrei spendere una parola su questo discorso dei costi. Se io spendo 100.000 euro per acquistare un gravimetro, non significa che ho acquistato il più economico e quindi quello più scadente, ma significa semplicemente che ho acquistato lo strumento che mi serve per fare quella determinata misura. Quindi ognuno di questi strumenti,
viene utilizzato per delle applicazioni specifiche. Quindi se mi serve uno strumento per fare certe applicazioni spendo 100.000 euro, se mi serve per fare altre applicazioni ne spendo 500.000. In questa slide metto a confronto un po' quello che abbiamo visto fino ad ora, quindi tutto ciò che è possibile fare attraverso delle misure gravimetriche terrestri, quindi quali sono i periodi dei fenomeni che io posso osservare, quali sono le ampiezze, vedete più o meno siamo intorno al micro, e quali sono gli strumenti che mi permettono di risolvere certe variazioni, mentre a destra faccio vedere lo stato dell'arte delle misure fatte da satellite. Chiaramente, come si vede in questa slide, queste misure fatte da satellite oggi, con la tecnologia attuale, sono misure che mi permettono di avere informazioni su una larga scala spaziale. Mediamente siamo nell'ordine dei 100 km. E il periodo di evoluzione dei fenomeni che posso osservare è un periodo molto lungo, dell'ordine degli anni. Quindi chiaramente nelle missioni future quello che si chiede a queste misure da satellite è quello di spostare tutto, diciamo, quanto più possibile, l'attenzione verso, diciamo, il lato destro o in basso di questa curva rossa che vedete marcata in questa immagine. Quindi migliorare la risoluzione spaziale e migliorare anche la risoluzione in termini di ampiezza dei fenomeni che possono essere osservati. In un recente meeting che c'è stato, diciamo, con ESA e con altre agenzie, è stato chiesto agli utenti, alcuni, diciamo, la lista desiderata, diciamo, per lo sviluppo tecnologico delle nuove missioni, e chiaramente non è difficile immaginare che tutti gli utenti sostanzialmente hanno chiesto un po' quello che vedete in questi 5 punti, quindi diciamo, il miglioramento della risoluzione in termini di fino ad arrivare a qualche microgal, poter discriminare qualche microgal, quindi il miglioramento della risoluzione spaziale, quello della risoluzione temporale, e poi nel caso di misure assolute, la tracciabilità delle misure e la stabilità del sistema. Quindi, vista la famiglia, diciamo, di quelli che sono gli strumenti, vediamo che questi strumenti possono essere utilizzati in vario modo. Quindi, ovviamente, avendo a che fare con gravimetri assoluti, gravimetri relativi, noi possiamo fare misure assolute, misure relative, possiamo fare misure in continuo, oppure possiamo fare misure time-lapse, oppure possiamo fare misure ibride. Quindi combiniamo insieme misure assolute e misure relative, oppure combiniamo insieme misure continue con misure time-lapse. Insomma, si possono fare tutta una serie di incroci in funzione di quello che è l'obiettivo, quello che è il target che dobbiamo raggiungere, e anche in funzione della disponibilità di strumentazione. Quindi, in funzione del target da raggiungere, in funzione, diciamo, della strumentazione a disposizione, si deve cercare sempre il miglior compromesso per andare a studiare il fenomeno, che mi causa le variazioni di gravità in superficie. Chiaramente, se io scelgo, per esempio, di effettuare misure discrete, misure time-lapse, so che diciamo, avrò un dispositivo che avrà un'alta risoluzione spaziale, ma una bassa risoluzione temporale, e viceversa, se decido di fare misure in continuo. Quindi, spesso il miglior compromesso è quello di integrare misure in continuo con misure discrete. Un po' quello che vediamo in questa slide. In questa slide vediamo il segnale nero o grigio. Questo è un segnale che sono 56 mesi di acquisizione all'Etna con il gravimetro a superconduttori. Periodicamente, in questa stazione, si vanno a fare delle misure assolute, quelle vedete, quelle indicate in rosso, indicate anche dalle frecce, e quindi si integrano misure in continuo con misure assolute periodiche, e questo modo, diciamo, di procedere mi permette di caratterizzare anche, diciamo, il segnale acquisito dal gravimetro a superconduttori. In particolare, il segnale verde è un segnale corretto da una deriva strumentale ottenuta attraverso, diciamo, l'informazione che viene fuori dai dati gravimetrici assoluti. Adesso andiamo a vedere, diciamo, quali sono i contributi che realmente quando noi andiamo a fare delle misure in campagna, cos'è che mi fa cambiare la mia accelerazione di gravità, cioè il valore che sto misurando. Quindi, dalla formula che vedete in basso, G è uguale a G grande, che è una costante, per la distribuzione, per le masse che ci sono nel sottosuolo, e poi
diciamo, un altro termine che influenza le variazioni di G nel tempo sono le variazioni verticali del suolo. Quindi G può cambiare o perché cambiano le masse nel sottosuolo o perché cambiano le altezze, diciamo, l'altezza della superficie, quindi l'altezza sostanzialmente del mio punto di osservazione. Questo mi spiega perché è fondamentale effettuare misure gradimetriche in combinazione con misure di deformazione del suolo, in particolare con le misure, diciamo, di variazione verticale del suolo, perché G è molto sensibile alle variazioni verticali e meno sensibile invece alle variazioni orizzontali. Quindi quando io faccio misure, quando cerco di capire come sta variando il campo gravitazionale nel tempo, il mio delta G, quindi la mia variazione del campo gravitazionale, è uguale a una variazione delle masse, quindi alla variazione della distribuzione delle masse nel sottosuolo, più un termine U con zeta, che è il termine legato appunto all'elevazione del suolo, che può essere positivo o negativo. Quindi io devo rimuovere U con zeta per avere poi il solo contributo legato alla distribuzione delle masse nel sottosuolo. Quindi, da una parte devo conoscere U con zeta perché lo misuro con delle tecniche che possono essere la livellazione, GPS, tecniche, diciamo, di acquisizione di informazione di deformazione. Ma l'altro termine che devo conoscere è gamma, perché gamma, che è il free air gradient, è un valore che mi permette appunto come dire, di associare l'effetto gravimetrico a quella determinata variazione di quota. Gamma è un, diciamo, il free air gradient, ha un valore teorico che è 308,6 microcal sul metro, che l'abbiamo visto anche nelle slide precedenti, però è noto che questo valore differisce anche del 30-40% in alcuni siti, quindi è necessario, quando si fanno misure di precisione, andare a misurare questo contributo, questo termine gamma. Questo termine gamma si va a misurare facendo delle misure lungo, a diverse altezze lungo una verticale. Qua in questa slide in particolare mostro diversi trespoli, diversi treppiedi che possono essere utilizzati per fare misure di G a diverse quote. Quindi una volta conosciuto gamma io rimuovo con una certa precisione l'eventuale effetto legato alla deformazione del suolo. Ma questo termine gamma mi serve anche quando faccio misure assolute o comunque in generale quando faccio misure con diversi strumenti, perché mi permette di confrontare diciamo, le misure gravimetriche effettuate con strumentazione differente che ha un design diverso l'uno dall'altro, quindi effettua misure a quote diverse. Quindi per poter confrontare diciamo, la quota di G misurata alla stessa altezza ho necessità di conoscere questo termine. Quando noi facciamo una misura di G, quindi il nostro G osservato ha dentro tutta una serie di informazioni che possiamo, diciamo, per semplificazione, possiamo dire che contiene un contributo, che è quello, diciamo, l'obiettivo del nostro rilievo, o tutta una serie di contributi che sono dei contributi che invece devo necessariamente rimuovere. Ora, questi contributi che devo necessariamente rimuovere, alcuni li posso modellare, come per esempio l'effetto della marea terrestre, la polar motion, il carico oceanico, eccetera. Altri invece li devo misurare. Devo misurare per poi valutare qual è l'effetto sulle variazioni che io ho letto di G, come per esempio la pressione atmosferica. Quindi, fatto questo esercizio, il mio G residuo sarà uguale a un G osservato meno il G modellato, che appunto viene fuori da un modello o da una misura che ho effettuato, e tutto questo sarà uguale a quello che è poi il target della mia ricerca, che può essere di tipo vulcanologica, idrogeologica, geotermica, subsidenza o altri target. In questa slide ho aggiunto, diciamo, in grigetto più altri fattori, dove questi altri fattori sono quello che io non sono riuscito a rimuovere dal mio G osservato, quindi sono, diciamo, è quanto sono stato bravo a modellare quel fenomeno e quindi a rimuoverne le cause, l'effetto, diciamo, dal G osservato. Allora, questa slide mostra i vari fenomeni che io posso studiare, quindi dall'idrogeologia alla vulcanologia, alla ricerca di reservoir. Per ognuno di questi fenomeni si conoscono i periodi di, diciamo, mediamente i periodi di accadimento, quindi più o meno si conoscono quelli che sono gli effetti in termini di ampiezza e quindi
quando vado a studiare questi fenomeni, so quali sono le precisioni richieste per studiare un tipo di fenomeno. Nella colonna a destra invece vedete quali sono poi le difficoltà a isolare questi fenomeni da altri che magari hanno caratteristiche simili. Qui ci stiamo avvicinando a quello che è diciamo, lo studio che abbiamo fatto in Centro Italia. In particolare diciamo che in letteratura esistono diversi lavori fatti sulla gravimetria variabile nel tempo associata a fenomeni presismici, cosismici e postsismici. Durante queste tre fasi, diciamo, di evoluzione e sviluppo di un terremoto, avvengono tutta una serie di fattori, tra cui per esempio fenomeni di compattazione, fenomeni di rarefazione del mezzo per aperture di fratture, migrazione di fluidi, quindi tutta una serie di fattori che mi creano variazioni di massa o di densità nel sottosuolo, che possono essere studiati attraverso il metodo gravimetrico. Allora, qui ho riportato tutta una serie di lavori scientifici, ma non sono tutti, ovviamente sono solo alcuni, che appunto mostrano come lo studio delle variazioni nel tempo del campo gravitazionale può essere utile per individuare, per seguire un po' i processi che portano, diciamo, a un terremoto. Ovviamente nessuno parla di precursori, perché siamo lontanissimi da poter definire queste variazioni precursori di questo tipo di fenomeno. Questa applicazione chiaramente ha un grande riscontro in letteratura, ma in Italia, diciamo, nonostante la gravimetria variabile nel tempo ha una grandissima tradizione, diciamo, per lo studio di ambienti vulcanici, in realtà è stata meno applicata per lo studio di aree sismogenetiche. Recentemente, grazie a due progetti di ricerca libera finanziati dall'INCV, in collaborazione con i colleghi Riguzzi e Berrino, abbiamo praticamente sviluppato, realizzato una rete in Centro Italia, quindi nelle zone interessate ai terremoti del 2009 e del 2016, e nel corso degli anni tra il 2018 e il 2020 sono state effettuate tre campagne gravimetriche. Ecco, questa è la rete, scusate, questa è l'area interessata. In giallo, le stelline gialle indicano i terremoti che si sono verificati tra il 2009 e il 2016 di magnitudo maggiore o uguale a 6. E poi con i colori giallo, grigio e azzurrino vedete invece tutta la sismicità di fondo dall'85 al 2019. I quadrati rossi indicano invece l'ubicazione delle nostre stazioni di misura. Allora, qual è la particolarità di questa rete? Oltre a essere forse la prima volta che viene studiata quest'area sismogenica d'Italia, le misure che sono state effettuate con gravimetri assoluti e sono stati effettuati utilizzando due gravimetri assoluti, quindi una misura ridondante, una misura che mi permette di avere un dato veramente di alta qualità. Allora, ecco, in questa slide vediamo i due strumenti che sono stati utilizzati. A sinistra vediamo l'FG5, a destra vediamo la 10. Ho messo anche le specifiche di questi due strumenti, l'accuratezza dell'FG5 è 2 microcal, quella della 10 è 10 microcal, la precisione è 1 microcal nel caso dell'FG5, 10 microcal nella 10, ma la 10, come dicevamo prima, ha il grande vantaggio di poter essere utilizzato anche all'esterno, nasce proprio applicazioni esterne. In alto vedete il trespolo utilizzato per le misure di gradiente verticale, tutti i punti che abbiamo misurato, in tutti i punti abbiamo fatto misure, diciamo, di gradiente per poter confrontare, innanzitutto per confrontare, diciamo, i due gravimetri alla stessa altezza, perché il gravimetro FG5 misura a un'altezza mediamente di 1,30 m, che cambia in funzione del setup e di installazione, cambia di qualche millimetro, mentre la 10 misura a un'altezza fissa di 0,72 metri. Quindi per confrontare alla stessa altezza le misure fatte con questi due strumenti è necessario conoscere il valore del gradiente. Ancora in alto a destra vedete invece le misure GNSS fatte all'esterno degli edifici che hanno ospitato i nostri gravimetri assoluti e poi con delle tecniche, diciamo, di topografia classiche, il valore, le coordinate misurate all'esterno in quel punto che vedete in foto è stato portato all'interno esattamente nel punto dove è stata effettuata la misura di C. Dicevo prima, oltre ad essere la prima volta che vengono applicate queste misure in quest'area sismogenetica, queste misure vengono fatte con gravimetri assoluti, che
è una straordinaria, diciamo, rivoluzione, perché questi gradient assoluti, diciamo, sono strumenti che non necessitano di essere, la misura assoluta non necessita di essere riferita a nessun riferimento esterno, quindi già di suo è un riferimento. Infatti, la ripetizione della misura in quel punto mi crea, mi mostra la, diciamo, la stabilità di quel punto o la sua reale variazione nel tempo. Poi sono strumenti tutto sommato facilmente utilizzabili, quindi è possibile effettuare delle misure con un'alta frequenza di cambiamento, quindi permettono di ridurre il gap tra una misura e l'altra, che poi è il reale limite delle misure time-lapse. E sono misure che io posso utilizzare, come dire, immediatamente, perché non devo fare post-processing, non devo ricorrere a procedure di compensazione che introducono in qualche modo altri elementi, diciamo, di incertezza nel mio rilievo. Inoltre, questi strumenti utilizzati, diciamo, in questo modo fungono, come dire, da riferimento per eventuali misure fatte con i gravimetri. Con i gravimetri relativi. Questo è un esempio di sessione di misura fatta con uno di questi gravimetri assoluti. Questo è il programma, la maschera, diciamo, di acquisizione. In pratica, come dicevo prima, c'è un grave che cade a intervalli regolari all'interno di una camera dove è costantemente tenuto il vuoto. Ogni caduta rappresenta sostanzialmente una misura che è rappresentata, plottata in questo grafico in basso a destra con il puntino verde. Quindi quel puntino verde mi rappresenta una misura PG. Si fanno delle misure, mediamente si acquisisce per un'ora, in un'ora si acquisiscono circa 100 campioni. Alla fine, diciamo, di questa sessione di un'ora mi viene fuori un valore che è la media di questi 100, lanci, di queste 100 misure, che poi è il puntino nero che invece viene plottato nella figura, diciamo, in basso a sinistra. Quindi ognuno di questi punti rappresenta la media di 100 lanci con la sua incertezza associata. Alla fine della sessione di misure, che solitamente viene fatta di notte per diciamo, ridurre il disturbo antropico, alla fine io faccio la media tra 1000, 1500 e 2000 lanci, ecco perché ho un valore, diciamo, assolutamente preciso, accurato, con un'incertezza molto bassa. Quindi il sovracampionamento mi serve appunto ad avere questo valore così, diciamo, di alta qualità. E qua a destra vedete tutte le correzioni che in automatico vengono fatte dal sistema e che sono appunto tutte le correzioni di cui abbiamo parlato nelle slide precedenti. Un'altra cosa che abbiamo fatto, chiaramente questi strumenti assoluti necessitano di essere calibrati, di essere mantenuti in un certo modo, quindi noi prima di andare a fare i rilievi in Centro Italia ci siamo preoccupati di intercalibrare questi strumenti. In particolare l'intercalibrazione l'abbiamo fatta in maniera diretta o indiretta con l'IMGC02, che è il gravimetro assoluto sviluppato dall'IRIM, che è l'Istituto Metrologico di Torino, e che è questo IMGC02 rappresenta, diciamo, lo standard nazionale per quanto riguarda le misure dell'accelerazione di gravità. Quindi facendo diverse misure nei siti messi a disposizione dall'IRMI, alla fine quello che è venuto fuori è che è stato riscontrato un certo bias, un offset tra la 10 e il gravimetro di riferimento, un offset di circa 30 micro, che poi è stato verificato anche con l'FG5. In basso a destra questa slide mostra misure contemporanee fatte con l'FG5 e con la 10 presso l'osservatorio vesuviano, dove questo offset, questo bias è stato riscontrato anche tra la misura dell'FG5, che è questa in alto, questa azzurra. Qui abbiamo questo numero di G, leggiamo solamente le ultime tre cifre, l'ultima cifra è il microgrado, quindi abbiamo 840, mentre la 10 misura 810, quindi sono circa 30 micro di differenza. Ora, se devo fare delle misure, diciamo, se mi serve sapere il valore esatto di G in un punto, chiaramente devo tenere conto di quest'offset, ma quello che noi abbiamo poi riscontrato è che, siccome noi abbiamo misurato le variazioni nel tempo del valore assoluto di G, sulle variazioni invece tra i due strumenti c'era una certa, come dire, somiglianza. Ecco, non differivano. Allora, per tutti i siti che noi abbiamo misurato, abbiamo creato delle monografie, quindi la prima ovviamente mostra l'ubicazione della stazione nel centro abitato,
all'interno poi del sito che ospita la strumentazione abbiamo disegnato una planimetria con l'esatta ubicazione e orientazione della strumentazione, e poi queste sono le foto che mostrano i due gradimetri diciamo, in operazione, in funzione. In basso a destra vedete invece la misura di gradiente verticale fatta nello stesso punto. All'esterno dei siti che hanno ospitato le stazioni gradimetriche, abbiamo fatto appunto, come dicevo prima, le misure GNSS, e poi queste misure sono state trasportate all'interno per avere le coordinate e la quota nel punto di misura assoluto. Un'altra cosa interessante che abbiamo fatto è che abbiamo trasportato il valore assoluto di G misurato all'interno dell'edificio utilizzando dei gradimetri relativi, lo abbiamo trasportato all'esterno, e questa slide mostra sostanzialmente questa stazione satellite fatta all'esterno di tutte le strutture che hanno ospitato i gradimetri. Questo è importante per qualunque tipo di applicazione gradimetrica si vuole fare in quell'area, non necessariamente per lo studio, diciamo, della sismicità dell'area, ma anche per qualunque altro tipo di applicazione. Quindi chiunque può andare in questo punto e avere il valore di G trasportato da noi, senza necessariamente entrare all'ingresso dell'edificio. Questo è il sito di Popoli, la stessa cosa, abbiamo standardizzato chiaramente le operazioni. Questo è il sito di L'Aquila presso l'università, questo è il sito di Terni, siamo in una scuola, questo è il sito del laboratorio del Gran Sasso. Ora, ecco, qua dico, nel laboratorio del Gran Sasso, ai tempi delle misure, non è stato possibile entrare dentro il laboratorio, quindi la misura è stata fatta all'esterno. Per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, all'esterno è stato possibile misurare il valore di G solo utilizzando la 10. Quindi in questa stazione, diciamo, non abbiamo utilizzato l'FG5. Andiamo a vedere un po' i risultati. Allora, in alto abbiamo questa tabella che mostra sostanzialmente le coordinate, le ondulazioni del geoide che vengono fuori dal modello attualmente in uso in Italia, disponibile in Italia. E poi abbiamo le altezze ellissoidiche e le altezze ortometriche. Queste sono, diciamo, calcolate nelle stazioni all'esterno diciamo, dei siti che hanno ospitato la misura assoluta di G. In questa colonna che vedete in giallo ho riportato le variazioni tra il 2018 e il 2020. Quindi, come vedete, queste variazioni sono assolutamente all'interno dell'incertezza, dell'errore di misura. Quindi, quello che si può dire è che tra il 2018 e il 2020 non ci sono state variazioni di quota significative. La tabella in basso invece mostra, diciamo, i valori, le coordinate e la differenza di quota tra, le misure GNSS all'esterno e il reale invece sito dove sono state fatte le misure, sia assolute, quindi all'interno, sia le stazioni satellite, quindi all'esterno, dove il valore di G è stato trasportato. Quindi in questo caso qua vedete, utilizzando poi, diciamo, sia le ondulazioni del geoide, sia la differenza di altezza tra le diverse altezze, diciamo, abbiamo riportato la quota ortometrica all'interno dei siti che hanno ospitato la misura assoluta di G. Questa tabella invece mostra, diciamo, è un po' la tabella riepilogativa della misura assoluta, quindi per ogni sito noi riportiamo la data di inizio, quindi la data di misura in realtà, il tempo di inizio e di fine, la pressione atmosferica, poi riportiamo il tipo di strumento, l'altezza di misura, in questo caso nel caso dell'FG5 è 1,2972 metri, e poi qua riportiamo il numero di set, che sono 14, il numero di drops per ogni set, quindi il totale numero di drops. Questa, essendo una misura, diciamo, come dicevo prima, sopracampionata, essendo, diciamo, una misura statistica, chiaramente maggiore il numero di drops, migliore, come dire, la qualità del risultato che ottieni, ovviamente fino a un certo limite e soprattutto in funzione anche delle caratteristiche del sito. Sono dei siti che sono molto stabili, non necessariamente fare, diciamo, un numero eccessivo di misure per avere un valore, diciamo, significativo. In queste colonne riportiamo invece il valore di G alla quota di misura con la sua incertezza associata 3,3. In questo caso il microcal è l'1, il numero prima del punto. E poi, come dicevo prima, facendo misure con un gradimetri che misurano ad altezze diverse, è necessario riportare il valore di G, e abbiamo scelto come altezza di confronto sia
l'altezza di misura della 10, come dicevo prima, un'altezza fissa 0,72 metri, e anche il suolo. E come vedete, l'incertezza associata alla misura di G aumenta man mano che io mi sposto dall'altezza di misura fino ad arrivare al suolo, questo perché nel calcolo dell'incertezza entra in gioco l'incertezza associata alla misura del gradiente. Quindi in questa tabella riportiamo tutte le misure effettuate in quel sito con i due strumenti, le date e quant'altro, e poi nelle due righe in basso vediamo per questa stazione il valore del gradiente verticale. Nel caso della stazione di Sant'Angelo Romano abbiamo riscontrato questo valore, quindi nel 2018 il valore del gradiente è 398,9. Quindi non so se vi ricordate, ma poco fa dicevamo che il valore teorico del gradiente verticale è 308,6. Quindi come potete vedere in questa slide, questo numero differisce molto dal valore teorico, ed ecco perché l'importanza di misurare sperimentalmente questo parametro in ciascun sito. Infine, l'ultima riga mi fa vedere la differenza di gravità che c'è tra la stazione assoluta riportata al suolo, quindi la stazione all'interno, e la stazione satellite all'esterno. Quindi questo significa che chiunque volesse collegarsi a questa stazione di riferimento esterna deve prendere il valore di G misurato al suolo all'interno e sommare questo più 22 per avere poi il valore assoluto di G riferito a terra all'esterno della struttura. Andiamo a vedere un po' i dati per singola stazione. Quindi noi abbiamo individuato due intervalli, uno short term e poi dopo parleremo anche del long term. Per quanto riguarda lo short term, quindi il periodo che va dal 2018 al 2020, quindi il periodo della durata dei progetti. Allora, partiamo da Terni. In azzurro vedete le variazioni osservate con i valori di G osservati con il gravimetro FG5, la scala è quella a sinistra, e in rosso vedete i valori di G osservati con il gravimetro A10, mentre in verde vedete sono le deformazioni verticali del suolo, la scala è quella a destra. Quindi, per quanto riguarda Terni, diciamo che nel periodo 2018-2020 abbiamo una variazione cumulata di G pari a meno 16 microgal, mentre la variazione verticale del suolo è dell'ordine di qualche centimetro. Come abbiamo visto prima, è assolutamente all'interno dell'incertezza di misura. Passiamo alla stazione di Sant'Angelo Romano. Anche in questo caso vediamo che nel periodo 2018-2020 abbiamo una variazione cumulata di G di meno 15 microgal, con una variazione del suolo verticale di circa un centimetro. L'Aquila la stessa cosa, quindi una variazione cumulata di G di meno 35 microgal, con nessuna variazione del suolo. Il laboratorio del Gran Sasso, come dicevo prima, sono state fatte misure solo con la 10, ma anche in questo caso abbiamo una variazione di G di meno 23 microgal. L'unica stazione dove in realtà riscontriamo qualche stranezza è Popoli, dove i due gravimetri, quindi l'FG5, il simbolo azzurro, e la 10, misurano cose leggermente diverse. Questo potrebbe essere legato a un problema, per esempio, o all'ultima misura, un problema strumentale, un problema di sito, che ha coinvolto entrambe le misure, oppure può essere un'incertezza, un problema legato alla prima misura fatta nel 2018 con la 10. Insomma, questo è da valutare poi con le misure successive. Allora, dicevo prima, noi abbiamo distinto uno short term da un long term. In effetti, nella scelta delle nostre stazioni di misura, non è stata casuale. Noi abbiamo scelto delle stazioni che in realtà avevano una storia, una tradizione, per altri motivi, sicuramente non legate alle sismicità dell'area, erano state misurate in passato. In particolare, noi vediamo che noi sapevamo... Giovanni e Federica poi sono veramente, dallo suo punto di vista, conoscono benissimo la storia di questi punti. Quindi quindi Sant'Angelo Romano era stata istituita nel 2005 nell'ambito di un progetto INGV-DPC, i laboratori del Gran Sasso era stata istituita la stazione nel 2010 dopo il terremoto del 2009, e addirittura Terni e Popoli sono due punti misurati nel 1954. Quindi con tutti i limiti del caso, noi abbiamo cercato anche di studiare l'andamento di lungo periodo in questi siti. Quindi quello che è venuto fuori, cercando di mettere insieme quanto più possibile le informazioni che avevamo disponibili, è che il sito di Sant'Angelo Romano
vedete, fatto con diverse misure, con diversi strumenti, in diversi periodi. Le linee verticali rosse indicano i due eventi sismici del 2009 dell'Aquila e del 2016 a Matrice Norcia. Quindi il problema di questo tipo di, diciamo, di analisi è che c'è un forte gap tra una misura e un'altra. Comunque, in generale, vediamo che il sito di Sant'Angelo Romano si presenta abbastanza stabile, non ci sono variazioni, diciamo, interessanti o significative nel lungo periodo. Per quanto riguarda Popoli, inizialmente avevamo osservato una variazione negativa di una quarantina di microval. Poi, andando a vedere un po' le monografie storiche, ci siamo accorti che in realtà era cambiata l'altezza del punto di osservazione, perché in quel punto dove erano state fatte misure in precedenza era stato innalzato l'asfalto, insomma, per una ventina di centimetri. Quindi abbiamo corretto poi, diciamo, il nuovo punto di misura per questo sollevamento di circa 20 centimetri, considerando anche tutto il materiale che era stato depositato per innalzare questo punto, ed è venuto fuori che grosso modo anche a Popoli c'è una certa stabilità, cioè Popoli rispetto al 1954 ha mostrato una stabilità di lungo periodo. Diverso invece quello che abbiamo osservato nei siti del laboratorio del Gran Sasso, dove tra il 1995 e il 2010 si vede una variazione di più 157 microval, poi si ha una certa stabilità il 2010 e il 2018, per poi avere le variazioni negative che abbiamo visto prima. Cosa simile la vediamo nella stazione di Terni, quindi tra il 54 e il 2018, diciamo il 2020, abbiamo una variazione positiva di 74 microval. Ovviamente, dicevo prima, il limite grosso di questo tipo di analisi è che si ha un grosso gap, diciamo, stiamo parlando di 70 anni, più o meno 60 anni, dove non si hanno informazioni in mezzo. Quindi in realtà non sappiamo se questo andamento, se questa crescita è lineare, oppure se questo sia realmente il massimo, o magari il massimo era molto più alto, e questo poi è un effetto, diciamo, post-sismico 2009. Insomma, sicuramente non si hanno, ecco, informazioni certe su quello che è il reale andamento della gravità, cioè il reale andamento nei punti dove non si hanno misure, ovviamente, del campo di gravità nel tempo. Quindi, andando a cercare di interpretare queste variazioni, noi abbiamo visto che per quanto riguarda le variazioni di breve periodo, non essendoci variazioni di quota, abbiamo visto che le variazioni di quota sono all'interno dell'incertezza. Quindi, tornando alla formula di G, che dipende dalle masse e dalla variazione di altezza, quindi sicuramente quello che noi abbiamo visto nel breve periodo è qualcosa che è legato a un fenomeno di distribuzione di masse, quindi a una variazione di densità nel sottosuolo. Questi fenomeni che hanno provocato questa eventuale variazione di massa e di densità nel sottosuolo possono essere fenomeni post-sismici, quindi per esempio effetti di rilassamento, ma non si può escludere che possono essere per esempio effetti di fluttuazione di natura stagionale, come per esempio le variazioni del livello delle falde acquifere. Cosa che noi abbiamo fatto proprio per ridurre questo effetto è cercare di far coincidere, infatti, due di quelle tre campagne di misura sono state fatte nello stesso intervallo, diciamo nello stesso periodo dell'anno, in modo da limitare al massimo eventuali effetti stagionali. Però sappiamo che non possiamo completamente escluderli, perché chiaramente tra una stagione e l'altra ci sono piovosità differenti, la quantità di neve che si scioglie è diversa, insomma sono tutta una serie di fattori che sono diversi da un anno all'altro. Per quanto riguarda le variazioni di lungo termine, noi sappiamo che variazioni positive di lungo termine sono state osservate e sono documentate in letteratura, che sono utilizzate come indicatori dello sviluppo del terremoto. Come dicevo prima, lontani da definirli precursori, perché non è ancora possibile, non abbiamo diciamo, questa conoscenza per poter fare, diciamo, una affermazione di questo tipo. L'unica cosa che possiamo dire è che chiaramente le nostre variazioni non sono sicuramente legate a variazioni di quota, perché nel lungo periodo, facendo una ricostruzione storica di quelle che sono state le variazioni verticali, arriviamo a un più 3,8 centimetri, che è al di là del segno, che sarebbe comunque opposta a quello che giustificherebbe, come dire, le variazioni positive che noi abbiamo visto.
questo 3.8 giustificherebbe una piccolissima parte di quelle variazioni, fino a 10-12 microgradi, tenendo conto del gradiente verticale. Quindi non sono sicuramente legate a variazioni di lungo periodo e non sono neanche legate a effetti ecosismici. E questo lo vediamo da questo modello tirato fuori da un lavoro di Riguzzi et al. Del 2019, dove viene simulato l'effetto gravimetrico dovuto ai collassi, alle variazioni di quota, ma sostanzialmente ai collassi che si sono generati come conseguenze dei quattro principali eventi che hanno interessato l'area nel periodo 2009-2016. Quindi vedete in questa figura, con le croci azzurrine, abbiamo plottato la stazione LNGS, quindi la stazione della prova del Gran Sasso, quella dove è stata osservata una variazione di 74 microgradi. Però vedete che l'effetto gravimetrico associato all'uplift o al collasso decade rapidamente man mano che ci allontaniamo dalla zona epicentrale, e nelle zone dove noi abbiamo appunto le nostre stazioni si ha una variazione, diciamo, dell'ordine di qualche microgrado. Quindi le nostre variazioni non sono giustificate neanche da un effetto ecosismico. Quindi in definitiva quello che noi possiamo dire è che sicuramente, scartato l'effetto di quota, le nostre variazioni sono qualcosa che contengono dentro effetti, variazioni di densità di massa, di densità del sottosuolo legati alla combinazione dei tre momenti, quindi così presismico, cosismico e possismico. Questi effetti potrebbero essere, per esempio, effetti di compressione, effetti di collasso, effetti di rarefazione del mezzo per apertura di vuoti, la migrazione dei fluidi sicuramente gioca un ruolo fondamentale. Quindi, diciamo, la scommessa del futuro è quella di andare a cercare se è possibile discriminare, per esempio, questi fenomeni. Quindi, diciamo, per quanto riguarda il futuro, noi possiamo dire che questa attività fatta fino a oggi è stata interessante e importante perché ha permesso di mettere a punto delle strategie di misura, ha permesso di creare delle procedure di correzione e di analisi dei dati, ha fatto capire quali sono le performance in quelle condizioni dei gravimetri utilizzati, ma soprattutto ha permesso di creare un database costituito da dati di altissima qualità, dati gravimetrici assoluti di altissima qualità che fino ad ora non esistevano. E questo può essere utile sia per lo studio, diciamo, di questa zona sismogenetica, ma per qualunque applicazione di tipo gravimetrico che si vuole fare in quell'area, anche per scopi completamente differenti. Per il futuro, quello che noi auspichiamo è chiaramente di poter ripetere queste misure, quindi misure gravimetriche GNS negli stessi punti, ma sarebbe, diciamo, interessante e auspicabile infittire la rete, quindi aumentare il numero di stazioni, possibilmente nella zona un po' più a nord, nella zona si pensava di Avezzano. E infatti a tale scopo verrà impiegato anche il gravimetro atomico AQG disponibile presso l'Osservatorio Vesuviano, e questo verrà utilizzato insieme agli altri gravimetri assoluti per fare sia misure discrete ma anche per fare delle registrazioni in continuo per un certo intervallo di tempo. Quindi la cosa poi fondamentale da fare è quella di studiare le variazioni del livello delle falde acquifere, questo per poter essere sicuri di rimuovere quanto più possibile, nel miglior modo possibile, l'effetto delle falde, e perché no poi di confrontare le osservazioni che noi stiamo facendo, quindi le variazioni di gravità e di deformazione del suolo, con la sismicità dell'area, ma non necessariamente con la sismicità quella catastrofica, ma anche con la sismicità di base che abbiamo visto che interessa tutta l'area. Molte di queste attività in elenco le faremo nell'ambito di un nuovo progetto ricerca libera che è stato appena approvato dall'INGV. Infine, riteniamo anche che questa attività che abbiamo fatto in Centro Italia rappresenti un valido strumento per quella che è la rete nazionale di riferimento G0H0, che sempre in collaborazione con Merino e Riguzzi stiamo portando avanti nell'ambito del progetto Pianeta Dinamico. E questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione. Ci siete? Allora.
Allora, io ho terminato, non so se c'è Pier Giorgio, ma non credo, se mi diceva lui eventualmente, perché era impegnato col direttore generale, insomma, di fare io stesso da moderatore per gestire eventuali domande o discussioni, diciamo, su questa... Gaetano chiede... C'è Gaetano che ha alzato la mano. Okay. Ciao Filippo, complimenti, molto molto interessante. Grazie Gaetano. Una domanda proprio un po' stupida. Avete pensato di mettere un gravimetro in continua? Sì, infatti nell'ultima slide dicevo che il nostro obiettivo è quello di integrare i gravimetri che abbiamo utilizzato fino ad oggi, il gravimetro atomico, la QG atomico disponibile all'Osservatorio Vesuviano, per fare misure anche in continuo per un intervallo, diciamo, che poi definiremo quanto dovrà essere lungo. Sì, diciamo, fa parte dei nostri obiettivi. Grazie, grazie. Grazie a te. Ci sono altre domande? Giovanni, prego. Sì, no, io ho solo una curiosità, in realtà tu hai fatto una cosa, mi è molto piaciuto, insomma, complimenti. Grazie. Una curiosità che però riguarda il modello globale, questo EGM 2008, per esempio, che sostanzialmente fatto con i satelliti, che oggi, per esempio, ha una risoluzione di un minuto di grado, quindi un miglio, quindi ogni diciamo, chilometro e mezzo, ogni 2 chilometri sostanzialmente c'è un punto che ci dà sia la quota, cioè il geoide, quindi la quota rispetto all'ellissoide, GS84, però poi ci dà anche i gradienti, quindi anche il campo sostanzialmente gravitazionale. Tu hai esperienza di quanto questo geoide, cioè questo modello gravimetrico è corretto? Cioè, una volta che uno fa le misure, insomma, col gravimetro assoluto, quanto questo modello è accurato rispetto alle misure poi fatte, insomma, punto per punto, non con il satellite? Gianni, noi non abbiamo usato l'EGM, no? Quello che dici tu come modello del geode, scusa. No, ho capito. Io la domanda era un po', diciamo, tangenziale, nel senso che ho capito cosa fate voi, però siccome era stato citato... Sì, no, io... Cioè, se, diciamo... siccome esiste un modello, no? Ovviamente a larga scala, a scala globale, no? Quindi, diciamo... Se voi avete esperienza di quanto è accurato quel modello basandosi sulle misure vostre, capisco che non è quello che avete fatto voi. No, no, Giovanni, allora io non abbiamo esperienza diretta, però quello che ti posso dire è che chiaramente stiamo parlando di ordini di grandezza completamente differenti. No, quel tipo di applicazione viene fatta a scala globale, manco regionale, proprio a scala continentale, dove praticamente le incertezze che accetti, ecco, sono dell'ordine del milligal. Per cui sono due mondi che al momento non hanno assolutamente nessun punto, diciamo, in comune. Quindi l'auspicio è quello che in futuro la nuova tecnologia, diciamo, le nuove missioni siano in grado di ridurre quantomeno questo livello di Poi incertezza. ecco, questo ha risposto già Federica, insomma io avevo capito, però volevo un po' la conferma, nel senso che quando voi parlate di quota, la quota diciamo per correggere i dati gravimetrici, quella è la quota diciamo GPS rispetto all'ellissoide, non rispetto al geoide ovviamente, cioè una quota come dire assoluta rispetto tra virgolette al centro della Terra, a Allora, intanto parte gli noi offset. utilizziamo la quota ortometrica per riferire i nostri dati assoluti, ma la variazione, diciamo, la correzione la facciamo rispetto alla variazione di quella quota. Ah, ok. Quindi solo se ci sono variazioni facciamo delle correzioni, altrimenti la usiamo solo per dire quell'altezza di misura, diciamo, è quella ortometrica e diciamo quanto vale, appunto. Ok, no, chiaro, grazie, ho capito, ok. Vai Gaetano. Ascolta, penso di aver capito bene, avete notato una, tra virgolette, anomalia nelle misure vicino il Gran Sasso, se non sbaglio. Però, Si trova insomma... all'ingresso dei laboratori. Esatto. Tieni presente che l'acquifero del Gran Sasso, io lo sto misurando da svariati anni, faccio misure di pressione dell'acqua. E ci sono variazioni di pressione stagionali che superano
trasformate in metri d'acqua, anche i 40 metri. Quindi è chiaro che se la misura la fai a maggio o la fai ad agosto, visto che stai sulle pendici di quel massiccio, puoi trovare delle colonne d'acqua interne all'acquifero completamente diverse. Sì, infatti, come dicevo prima, noi cerchiamo di farle sempre nello stesso periodo dell'anno, solitamente scegliamo l'autunno. Non basta. No, infatti, non basta, dipende dal carico nevoso. Dipende dal carico nevoso. Noi, se ti faccio vedere una history, è impressionante come la neve, la quantità di neve, poi implica una variazione dopo mesi, sulla colonna d'acqua. Io ne sono convinto, infatti lo dicevo prima, sarebbe il caso di misurare, anzi a questo punto colgo l'occasione per aprire eventualmente, se è disponibile, un confronto, diciamo, tra le due osservazioni, le nostre, per cercare appunto un modello per correggere, diciamo, i nostri dati in maniera rigorosa, ecco, assolutamente. Ho fatto il seminario che era... Sì, l'ho seguito. Ah, ok, quindi c'era proprio una delle prime slide quando parlavo delle misure del 2018-2020, c'è proprio tutte le oscillazioni e sono drammatiche le differenze. Sì. Ok. Ecco perché ti chiedevo, interessante secondo me mettere un gravimetro in continua magari sottoterra, nei sotterranei del Gran Sasso, e oltre, diciamo, alla geodesia, tu fai moltissima fisica ambientale, proprio tantissima. Certo. Peter ha scritto qualcosa nella chat, però non l'ho letta, non ho avuto il tempo di leggerla. Se vuoi te la faccio in vivo. Sì. Allora, mi interessa ancora questa cosa. Voi avete fatto la calibrazione verso gli strumenti del IRIM. Sì. E questi si trovano in più posti c'è tutto a Torino. Ok. Sì. Ok, e poi ti volevo chiedere, per avere controllo sulla pressione atmosferica, no? Sì. Voi fate una misura durante la campagna, una serie temporale o... La misura viene fatta in continuo durante la misura assoluta, il tempo della durata della misura assoluta. Ok, e con quali strumenti usate? Microbarometri? Diciamo che non sono strumenti di altissima precisione. Ah, okay. Va bene. Scusami, però voglio dire che oltre agli strumenti per la misura, sono Giovanna Berrino, oltre agli strumenti per la misura di pressione che sono già incorporati all'interno di tutta la struttura del gravimetro assoluto, poi si fanno anche confronti con dei barometri portatili, ma che comunque hanno, diciamo, ti permettono la lettura al decimo di ettopascal, che è, insomma, già una cosa molto fine per la correzione di pressione. Ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, curiosità, io penso che possiamo anche salutarci. Io vi ringrazio ancora per... Scusa Filippo, sono Carlo. Sì. Ti ringrazio del seminario, è stato molto... Grazie Carlo. Chiaro e utile, penso, per capire tutta la tecnica e i risultati. Ti volevo chiedere, alla fine hai mostrato i dati relativi alla sequenza del 2016. Ti volevo chiedere, sono stati ripetuti poi nel tempo, viste se ci sono state delle modificazioni successive, oppure quelle modifiche sono permanenti nel campo? Allora, noi abbiamo fatto misure tra il 2008, 2019 e il 2020. Il 2021 poi, causa Covid, non è stato possibile ripeterle, ma pensiamo di ripeterle adesso, quest'anno sicuramente. Sia, diciamo, nell'ambito del progetto di ricerca libera, dove appunto avevamo avuto il finanziamento che ancora si deve concludere, e sia in quello nuovo che invece è stato appena approvato, sicuramente per un altro paio d'anni continueremo a fare queste misure. Grazie molte. Grazie a te, Carlo.
Altre curiosità, domande? Vabbè, allora a questo punto io direi che insomma possiamo, io vi ringrazio ancora per essere, per aver partecipato a questo seminario, veramente tante grazie. Grazie a te, molto interessante. No, per me è stato un piacere, io insomma ho accolto subito l'invito di Pier Giorgio e l'ho fatto con piacere, perché insomma ritengo fondamentale, come dire, la diffusione di queste conoscenze che abbiamo e che abbiamo acquisito diciamo con questa metodologia, per cui veramente tante grazie a tutti quanti. Grazie a te, complimenti, molto interessante. Grazie Giovanni, grazie. Grazie, buon proseguimento. Ok, grazie a tutti, buona serata e alla prossima. Ciao. Ciao a tutti.